Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di una cosa che sono sicuro farà divertire a tanti di voi e sicuramente farà dare sfogo alla vostra fantasia. Vi parlo di un metodo con il quale potrete trasformare tutte le vostre foto in immagini realizzate con le emoji, un po' come la She Art della quale vi ho parlato un po' di tempo fa, ma il tutto realizzato proprio con le faccine che usualmente si inviano nei messaggi di testo o magari su WhatsApp o su Facebook. Utilizzare questo metodo è estremamente semplice, lo faremo con un'applicazione per iOS, quindi compatibile per iPhone e iPad, che è anche gratuita. Il che non fa mai male. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fan Page. Trasformare tutte le foto in immagini realizzate con le emoji utilizzeremo un'applicazione gratuita disponibile in App Store che si chiama Photomoji e funziona veramente molto bene. Utilizzarla è estremamente semplice, ma prima di farlo è veramente importante dare uno sguardo alle impostazioni nelle quali è possibile scegliere di squadrare o meno l'immagine, cioè renderla quadrata o meno. È possibile scegliere di aggiungere una cornice all'immagine che si viene creare, oppure è possibile scegliere di utilizzare esclusivamente una determinata emoji. Oppure tutte le altre emoji. Nelle impostazioni avanzate è possibile modificare tutte quelle impostazioni relative alla creazione delle immagini e quindi vi consiglio di darci comunque uno sguardo, ma per creare l'immagine tutto quello che bisognerà fare sarà aprire l'immagine oppure scattarla con la fotocamera. Una volta scelta l'immagine, magari presa dal rullino, il gioco è fatto. In pochissimi secondi, dopo aver cliccato il tasto inizia, l'applicazione analizzerà l'immagine e darà il via alla creazione dell'immagine creata con le emoji. È un metodo veramente molto veloce, è un metodo che però in effetti funziona con immagini nella quali i soggetti sono molto grandi e quindi i dettagli sono ben visibili, ma comunque è divertente crearle anche con altre tipologie di immagini come quelle che state vedendo adesso e il risultato è veramente fantastico. In questo modo, utilizzando questa applicazione, avete visto che potrete trasformare tutte le vostre foto in immagini realizzate composte da faccine. È una cosa veramente molto divertente e avrete notato che l'applicazione, oltre ad essere estremamente veloce, funziona anche molto bene. Ovviamente è un effetto che viene bene solo con alcune foto, magari con altre non si riesce a vedere bene i dettagli. Io sono Dario Caliendo, appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.